Ciao, sono Fabrizio Dalisera, sono appena arrivato nella mia sala prove. Oggi voglio fare un esercizio che voglio condividere con te per svegliarmi dal torpore di trasporre nelle varie tonalità, innescando una reazione a catena. Allora, in cosa consiste l'esercizio? Faccio un tema, dopodiché mi fermo su una nota e la nota dove mi fermo diventerà la nota di partenza dello stesso tema nella nuova tonalità. Esempio, suono There Is No Greater Love, che è un tema che sicuramente credo conoscano un po' tutti. Da, 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 e vado nella nuova tonalità. E sono ritornato nella tonalità di partenza. Come potete vedere, qualche piccolo errore l'ho fatto. Non è facile fare questo esercizio, specialmente al volo. È ovvio che se tra ogni tonalità e l'altra ti fermi tanto tempo, diventa più semplice. Comunque è importante perché questo ci allena a trasporre una melodia al volo. Quindi è buono per l'armonia, per conoscere quindi le alterazioni nella nuova tonalità. È buono per l'ear training perché devi necessariamente identificare degli intervalli per fare questo esercizio. È buono anche per la rapidità mentale perché ti obbliga a trasporre la melodia all'impronta. Proviamo a farlo su un tema più difficile. Per esempio, non so, Confirmation. Faccio un piccolo frammento. Sono ritornato nella tonalità iniziale. Adesso devo fare uno scatto di semitono. Parto dal sol, quindi come se il tema fosse per me in mi bemolle, quindi in realtà in fa diesis. Da da.
ok, grosso modo me la sono cavata. Prova a fare questo esercizio, fammi sapere che ne pensi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!